Eder. Mech. Pallister. Non si scioglie il mistero. Chi è il killer di Pierina Paganelli? La donna di 78 anni, uccisa in un contesto apparentemente tranquillo ma che cela un mistero intricato. Il caso, avvolto da segreti e ipotesi, non ha ancora trovato risposta nemmeno dopo 6 mesi di indagini. Il fatto che l'arma del delitto non sia stata ritrovata e che non ci siano indagati ufficiali aggiunge ulteriori strati di complessità al caso. Analizzando l'articolo, ci sono diversi elementi che meritano un'attenzione particolare. 1. L'importanza degli alibi. Gli alibi di chi era vicino a Pierina la notte dell'omicidio sono cruciali. La narrazione si concentra in particolare su Luis da Silva e Valeria Bartolucci, i vicini, la cui innocenza è sostenuta dalla testimonianza di Valeria. Tuttavia, gli alibi possono essere falsificati o interpretati erroneamente, soprattutto se basati unicamente sulle testimonianze senza supporto di prove concrete come registrazioni video o dati di geolocalizzazione. 2. Il ruolo della comunità e della famiglia. La dinamica familiare e le relazioni all'interno della comunità giocano un ruolo significativo. La menzione dei sospetti verso la nuora e il fratello di Manuela e l'acquisizione del telefono della nipote suggeriscono che gli investigatori stanno esaminando attentamente le dinamiche e le interazioni personali che potrebbero aver portato al tragico evento. 3. La complessità delle indagini. Il fatto che l'indagine sia ancora in corso dopo 6 mesi evidenzia la complessità del caso. Potrebbe indicare la mancanza di prove dirette o la difficoltà nel collegare le prove disponibili a un sospetto specifico. In situazioni simili, gli investigatori devono fare affidamento su metodi indiretti come l'analisi del comportamento, l'esame delle comunicazioni e la ricostruzione dettagliata degli eventi che hanno portato all'omicidio. Ipotesi e analisi. Possibile movente interno. Date le circostanze e le indagini focalizzate sugli individui vicini a Pierina, è plausibile ipotizzare che l'assassino potrebbe avere avuto una motivazione personale, forse originata da dispute familiari o questioni economiche. Uso di tecnologie avanzate. Per risolvere il caso, potrebbe essere utile l'impiego di tecnologie avanzate, come l'analisi forense digitale dei dispositivi elettronici acquisiti e l'uso di intelligenza artificiale per analizzare i pattern di comportamento degli individui coinvolti. Importanza della comunità. La soluzione potrebbe anche venire dall'interno della comunità, con qualcuno che fornisce informazioni chiave non ancora condivise con gli investigatori, forse per paura o per lealtà verso l'assassino. In conclusione, il caso di Pierina Paganelli rimane avvolto nel mistero, con più domande che risposte. L'assenza di prove concrete e l'incertezza sugli alibi lasciano aperto un ampio spettro di possibilità, rendendo la ricerca della verità una sfida impegnativa per gli investigatori. La soluzione potrebbe richiedere un approccio innovativo alle indagini o una svolta inaspettata fornita da una testimonianza chiave o da una prova finora trascurata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!